Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo The Dark Knight e oggi faremo in modo di avere più energia per quel cosino lì. Non so se qua... Oh, si è riempito, quindi qua ora dovrebbe star bene. Vedete? Perché scende? Ah, perché sta caricando questo, vedete? Che ovviamente contiene di più di questo qua. E questo qui è collegato a tutto quanto, è collegato anche a questo Energy Tesseract, che posso mandarlo ovunque, poi vendremo una frequenza. Ora, più che mandare corrente, vorrei farne arrivare dell'altra a questo poverino. Come facciamo? Facciamo un'altra fonte di energia. Sono andato anche a scavare per prendere un po' di osmium, perché l'osmium manca sempre. Intanto qui mettiamo il resto. Ok. E posiamo quest'altra robetta qua. Sono riuscito a trovare anche un po' di carbone. Ma lo sapete che sono un idiota però? Ho fatto la minimum stone per niente, perché guardate dov'era questa polvere qui, si chiama Ender Dust, e voi con questa polvere qui ci fate l'Ender Pearl. Cioè, io sta cosa non la sapevo, l'hanno messa solo in sto pacchetto. Peccato davvero, cioè guardate, io ho fatto tutta questa fatica, usavo 4 ferri, invece potevo usare queste polveri. Che idiota. E ne ho tonnellate, ne ho trovate tante. Uranite. Ho trovato anche un po' di questo qua. Ho fatto un altro Tesseract e un altro... Questi due ce li avevo già, quelli che avevo già fatto. Ho fatto qui, vedete, un altro Tesseract e un altro resto Energy Cell. Cosa facciamo oggi? Facciamo le Wind Turbine della Mechanism. Cioè, l'energia eolica della Mechanism. Eccolo qui. Servono 3 Osmium e lo Steel Casing, che ormai abbiamo imparato a fare. Meno male che sono andato a prendere il carbone, perché sennò qua... Finiva male. Allora, prendiamo un po' di ferro. È leggermente pieno qua, dovrei cuocerlo qui. Lo cuocio qui nelle fornaci normali. Ah no, era il contrario, cretino. Il ferro al centro e il coal al lato. Voilà, ecco lo stile. Piatin. Potete vedere, funziona perfettamente. Però se c'è troppa roba qua dentro, qua si impaccia. Perché l'hopper non può tenere slot infiniti e quindi inizia a faticare. Ma ha già finito tutto? Cioè è una velocità impressionante sto coso. No, comunque adesso va già meglio, perché vedete sono quasi a rosso i motori. E quindi vedi pompano veloce. Perfetto. Guardate qua quanta roba. Oh, oh, oh. Allora, stavamo dicendo... Lo steel serve l'osmium e ho solo questi per ora. Ah no, in teoria ora ne ho cotto un po', vediamo un po'. 14 osmium, ottimo. Com'erano? Erano 4 steel e un osmium al centro, se non sbaglio. Sì, e mi fa lo steel casing, ok. Quante ne facciamo? 3 di turbine. Qua serve un casino di roba però. Siamo a fare allora anche un po' di questi. Allora, vediamo un po'. Per fare questo serve questo qui e serve la batteria. 2 di questi servono per la batteria. Beh, quindi 2 e 2, 4, e sono 2 batterie. Questo qui poi serve per uno di questi. Ok, quindi servono 2, 2 e 1. E quindi altri 5 posso farne 2. Sì, posso farne ben 2, ragazzi. Allora, fatemi ricordare. Penso di poterne fare 2 di pale con i materiali che ho. 1 e 2. Voilà. Ora devo fare 4 batterie. Quindi 6 ori. 2, 3, 5, 6. 4 redstone. 1, 2, 3, 4. E 4 di questi, se non sbaglio. 1, 2. Tata, tata. Ne servivano di più di resto, ne servono 8. Ne servivano 8? Mannaggia me. Che dico 4 e non 8. Ok. 2 di questi. E voilà, 2 batterie. Poi toccherà farne altre 2. Perché se voglio farne 2 di turbine. Qua ne ho fatti 2 di questi, sì. Altri 8 di resto. 8 redstone, poi questi qui. Abbiamo 2 di questi qua così e la redstone.
Voilà. No, ok, dice si stava... Minecraft. Oh, Minecraft. Yuhu. Ok, ancora vivo Minecraft. Allora, tre di questi per un altro steel casing. Ecco. Minecraft sta crashando. Minecraft sta crashando. Eccoci uno qua, ragazzi. Allora, devo fare... Ma io ho fatto due batterie, però. Com'è che si facevano le batterie? Ah, mi ha fatto tornare indietro nel tempo, ora ricordo. Sì, qua ci sono ancora 37 resto. Mi ha fatto tornare indietro nel tempo. Minecraft sta facendo la macchina del tempo. Lol. Allora. Mi ricordo che erano così. Così. E così. Voilà. Perfetto, ora serve un altro steel casing. Dove ho messo lo steel? Dove cazzo ho messo lo steel? Ah, starà qua nelle fornaci, giusto? Così. E voilà. Ci serve altro osmium, però. Perché serve un 3 osmium, quindi 6. 6 osmium. E quasi quasi li cuocio tutti, fanculo. Dammi osmium. 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 Ah, eccolo lì che entra. 1, 2. Allora, vediamo un po'. Erano 3 osmium, uno steel casing, uno di questi e due batterie. Una e due. Voilà. Ora ve le faccio, inizio già a farvele vedere, sono molto carine. Guardate che bella. Bellissima, vero? Oddio, ci sta giusto giusto dentro casa mia. Comunque, il problema di queste due è che, come posso dirvelo, hanno bisogno di vento, cioè wind turbine, bisogno di vento. E se voi le piazzate qua fuori, ste cose, minchia, già girano qui? Wow. Però io, visto che voglio farle produrre tanta di quell'energia che dato poi se muore, non le metterò qua, le metterò lassù. Vedete lassù in cielo? E direte, come fai a portare l'energia? Appunto, ho fatto il tesseract e il resto energy cell. Appunto per questo. Avete capito adesso l'utilità del tesseract? Può comunicare anche fonti di energia a lunghissima distanza. Quindi ora cosa faremo? Prendiamo una tonnellata di cobblestone. Che tanto no, ce ne abbiamo a quantità industriale. Ecco qua. Altro po'. Ok. E quasi quasi faccio anche le scalette per il paradiso. Dov'è? Facciamo anche le scalette per il paradiso. Oh, oh, oh. Vediamo quante ne vengono. Allora così. Così. E così. Ah, questo è l'autocrafting, ho sbagliato. Allora, facciamo così, piano piano. Ah, ok, ok. No, non si vede, ma c'è. Vedete? Ok. Ne ho fatte 63. Dovrei farne di più, sinceramente. Che voglio proprio arrivare in alto, in alto, in alto. 64. E 14. Un altro po' dovrei... Poi ho... Cioè voi non immaginate, dovevi arrivare proprio dall'altra parte del mondo, avete capito? Così, vediamo che cosa posso fare con questi altri 64. Così. Voilà. Sì, sarebbero più di un centinaio, contando che siamo a 60, arriveremmo quasi a 160, ma io volevo farlo più alto. Vai, uso tutta la legna che ho, me ne frego. Io voglio arrivare in cielo. Devo andare a salutare Dio e quindi devo arrivare in cielo. Così 16, vabbè, li lasciamo. Così. Così. E così. Voilà. Questi ultimi, vediamo cosa ci possiamo fare. Ok. Wow. Che dire, ragazzi. Aspetta, pigliamo un po' di cibo perché è una fame porca. Ma il cibo ce l'ho? Bella domanda. Ho la carne, ma questa qui.
questa qui. Facciamo un attimo la veloce sto cosciotto. E che dire ragazzi, ora andiamo su. Ah, dormiamo già che ci siamo. Oh, sta venendo notte, fammi dormire. Vabbè, buonanotte. Dammi il cosciotto. Fammi dormire, non mi fa dormire. Stardo. Vabbè, andiamo su. E che dire ragazzi, vi taglio il video e ci vediamo da Dio. A dopo. Eccoci qua ragazzi, scusate non vedete niente, prendo 4 torce. Indovinate a quanto siamo di Y? Siamo a Y240. Non so se lo potete vedere. Ah, 239, scusate. 239. Ora vediamo quanto danno di corrente queste bellezze. Non so se posso metterle vicine, posso metterle anche vicine. Fanno un po' schifo vicine. Così dai. Invalid bounce. Forse sono troppo in alto. Forse devo metterle. Mi sa che devo andare un po' più giù, ho esagerato. Vabbè, e qua metteremo, che ne so, l'osservatorio. Allora, vediamo un po' ora come cazzo devo fare a metterle più giù. Allora, voi prendete la scala. Andiamo tipo a 200. No, sapete perché? Se non sbaglio, c'è un limite massimo di altezza del mondo che è 256. Ed essendo questi cosi alti, magari 16 cosi, non so come dirlo. Oh cazzo. Oh cazzo, e mo come faccio? Ah ok, mi è venuta un'idea, aspettate. Rompiamo qua. Oh cazzo, cazzo, cazzo. Beh. Così, ottimo. E ora io come salgo, coglione? No, allora facciamo così. Non mi fa salire più su, dammi la scala. Allora, scala. Allora dobbiamo metterci qua, dobbiamo rompere più giù. Tipo qui. Mi raccomando, don't try this at home. No, 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 così. Ok. Ok, voilà. Ora ci girate attorno. Così. Perfetto. Lì c'è un altro tettuccio. I pannelli solari invece li mettiamo lassù, se mai faremo i pannelli solari. Visto che altrimenti vengono coperti da quella roba lì. Poi ribucate e ci mettete la scala. A questo punto dovremmo fare un'altra piattaforma. Facciamola grande come prima, o anche un po' più piccolina, ma sì, anche più piccolina. Non ho preso le misure, eh. Facciamola così tipo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un 8x8 che fa 64. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Ma sapete che volo mi faccio, cazzo, se cado da qui? Sono a 196 di Y. Faccio un volo della miseria. Voilà. Meno male che devo portare altre torce, sapete? Vabbè, ci arrangiamo così. Allora, vediamo un po' come vanno queste turbine. Tanto le turbine non fa differenza se sono al buio o al sole. L'importante è che ci sia vento. E quindi questo fa sì che non ci siano problemi sia di giorno sia di notte. Funzionano perfettamente. Allora, mettiamone una. Qua. Sky blocked. Cazzo, allora c'era bisogno del cielo. Da skyblocked. No, guarda te. Vabbè, buttiamo giù sta piattaforma. In effetti è un po' esagerato con l'altezza. Allora, dobbiamo ricordarci che questo cubetto qui è quello buono. Come ce lo ricordiamo? Con la torcia. Ma la torcia ci diciamo che dove c'è la torcia non dobbiamo rompere, se no non scendiamo più qua. Ok, vai. Spacca tutto.
Come vedete, mi sono fatto il piccone di bronzo. Sapete che il piccone di bronzo, il bronzo qua si può fare semplicemente mettendo nel crafting, cioè anche qua dentro, tre copper e un tin. Mentre in alcune versioni della technique dovevate per forza fare le polverine e poi potevate combinare tre polverine di copper con una di tin. Invece qua lo dà direttamente, meglio così. Qua non dobbiamo rompere. La striscia la lascio per ultimo allora. Così. Poi voglio vedere se vince ancora Skyblocked, bastardo. Io dicevo, sì, tanto hanno bisogno del vento, cazzo gli frega del cielo. E invece no, dice Skyblock. Mi raccomando ragazzi, comunque seguite sempre quello che vi dice, perché anche se non sapete cosa fa o cosa vuole, lui comunque vi dice qual è il problema e voi lo risolvete. Ta-ta-ta. Mi sembra, sai cosa, tipo Bob aggiusta tutto. Puoi aggiustarlo, sì, con Bob. Saprei farlo, sì, con Bob. Io non sono Bob, ma più o meno sto aggiustando tutto. Adesso qua basta semplicemente bucare in discesa. Giù, 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 giù,
196 per me. Guardate, guardate come gira la pala. Guardate come gira. Oh, bravo, bello mio. Bravo. Bravo. Ok. E qua come cazzo... Ah, ok. Non l'avevo vista più la scala. Dico, come scende? Guardate, produce 200 kJ. O a 200 kJ. Boh, non so. Produce comunque un macello di corrente. Mettiamo un'altra qui. Ale. Ora ci mettiamo i cavi. No, qua non lo vuole. Qua non lo vuole. Ah, li vuole proprio da davanti. Ah, lo sapete che ho scoperto che si rompe prima con l'accetta? Sta cosa proprio non mi è chiara. Nel senso che un tubo che si rompe con l'accetta proprio non ha senso. Vabbè. Vabbè, mettiamo tutto qua davanti. Allora, qua davanti ci mettiamo il tesseract. E gli diciamo, questa volta diciamo 777. Facciamo che deve solo inviare. Send only. Voilà. Ora scendiamo. Sì, queste qui sono piene. Ora scendiamo con un po' di calma. Ah, in teoria, guardate. Oh. Ok. Oh. Wow, che stuntman che sono. Perfetto. Allora, andiamo giù. Noi comunque dovremmo fare qualcosa per il cibo, perché sono sempre affamato. Ah, facciamo questa cosa qui. Oh cazzo, oh cazzo. No, io ti voglio bene, Mr. Enderman. Io ti voglio tanto bene. Sappilo, io ti voglio tanto bene. Facciamo una cosa del genere adesso. Poi volendo rimetto tutto a posto. Oh cazzo. Facciamo il giro. No, la torcia, la torcia. Sorry, sorry. Sorry. Sorry, sorry. Dobbiamo girare ancora un po' di qua. Sto pensando tipo di non mandarla direttamente al cube, ma di accumularla prima nel resto dell'energy cell. Per quello che ne ho fatto un in più. Dove siamo? Ah, siamo qui. No! No! What disaster! Così? Allora, sto pensando. Magari questo non lo rompo. Questo si può rompere. Vabbè, qua va bene. Nel dubbio ci mettiamo un po' di cobblestone. Non questo. Vabbè, vaffanculo. Così, ok, perfetto. Sto pensando. Beh, in effetti i cavi potremmo anche farli arrivare da sopra. Possiamo fare proprio così, guardate. Ci mettiamo, allora, il resto dell'energy cell qui. Che raccoglierà l'energia. Ui, ui, calmo, calmo. Raccoglierà l'energia. Però vedete che questo qui, se io adesso lo collevo, non è che questa energia qui va qua sopra. No, perché questo qui non esce di qua, esce sotto la corrente, sotto c'è il buco. Quindi da qui posso entrare. Ora, se andiamo a prendere... No, io non ti voglio bene, Enderman. Non ti preoccupare, non ti faccio nulla. Se andiamo a prendere un altro tesseract,
E gli diciamo che deve ricevere da 777, dovrebbe arrivargli la corrente. Calmo, calmo. Ora il problema è se si può connettere al cubo. Receive only. Voilà. Guardate quanta cacchio di corrente sta ricevendo. Colleghiamo e vediamo se va. Va perfettamente. Guardate qua come si riempie. È perfetto. Perfetto. E in più, vabbè, qua possiamo anche rompere un altro po'. Qua c'è la torcia, occhio. Questa torcia possiamo anche far così, scusate. Voilà. Ecco. Perfetto. Enderman, ti voglio bene. Guardate cos'ha. Uno zainetto. No, io lo devo uccidere. Uno zainetto che potrebbe contenere qualcosa di meraviglioso. Però non ho cibo. Facciamo così. Tanto ho la spada di diamante. Dovrei farcela, speriamo. Un altro po' di cibo ce l'ho. Aspettate. 3, 2, 1, vai! Dove cazzo è andato? Non è andato. Disgraziato. Comunque funziona perfettamente, ragazzi. Che cazzo è sta cosa? No. Funziona perfettamente. Guardate come si sta riempiendo a velocità supersonica. Tutti i macchinari sono pieni qua. È perfetto. E in più adesso questo Tesseract riceverà molta più energia per il Quarry. Quindi adesso se io andassi a prendere l'ultimo Tesseract che mi è rimasto, lo metto al Quarry, funziona perfettamente. E voilà, Wind Turbine e Tesseract. Ed è venuto perfettamente. E non ho avuto bisogno di mettere 100 cavi, perché lì siamo a 200. Devo mettere 200 cavi che arrivavano giù. Vero che non hanno dispersione questi cavi, ma metterne 200 è molto problematico. L'altro è... ah, non le ho proprio messa la frequenza all'altro. Perché adesso questo resto energy cell la raccoglie dalle turbine e la butta giù. Questo qui la raccoglie sia dal cubo, e sia la fa circolare qui, e sia la manda al quarry. Quindi ora mettiamo 666, la manda soltanto, questo qui send only. E dobbiamo mettere quello vicino al Tesseract che la riceve vicino al Quarry che la riceve soltanto. Questi Tesseract sono magnifici, ragazzi. I love Tesseract. Owner only, receive only. Bam. E ora questa bellezza andrà molto più veloce. Prego, vada pure. Yuhu. Signor Quarry? Non ho tutta la giornata io, eh. Ma sto cazzo, non è che è impostato male. Ah, questo è owner only, receive only. Ah, non c'è. Ma la frequenza c'è, 666. Basta, cosa non mi è chiara. Send only. Ah, owner only non l'avevo messo. Send only, 666. Ok, dovrebbe andare adesso. Mettete sempre owner only che è meglio. Cioè ve la dà voi. Guardate che bellezza. Guardate come va veloce adesso. Dopodiché io penso che grazie al Quarry possiamo avere tutti i materiali necessari per fare lo smistamento chest devastante. Quello strafigo. Vi farò vedere nei prossimi episodi. E che dire. La corrente c'è. Vive Wind Turbine. Yeah. E da Dark Knight è tutto. Ciao a tutti.